I percorsi della notte ci portano ad entrare nella biblioteca di Border Knights, la biblioteca di Barbara Marciana. Ciao, ciao, sì, aspetta. Ciao Barbara. Ciao Fabio, vabbè, succede a tutti, dai, anche a me succede. Sì, una piccola papera, volevo dire, non di più. No, no. Buonanotte a tutti, buonanotte a te Fabio, mi auguro che tu mi ascolti con molta attenzione perché mi Certo. sto per avviare su una strada molto complicata. Perché? Perché intanto ho scelto, senza doverlo scegliere, perché l'aveva scelto un nostro ascoltatore che me lo aveva segnalato a suo tempo, adesso non ricordo più chi fosse, ma lui si riconoscerà o lei, e quindi spero che ascolti questa sera perché sto per parlare di un libro molto particolare, non molto conosciuto, di Guido Morselli, che si intitola Dissipatio HC. Qualcuno l'ha definito un romanzo di fantascienza post-apocalittica. Io lo definirei un romanzo, un monologo molto personale, molto intimo. Ah, tra le altre cose ho preso un po' di appunti perché veramente è abbastanza difficile, però ve lo consiglio perché è comunque scritto molto bene, propone dei temi fondamentali della vita e quindi io direi che chi ha un animo un po' filosofico dovrebbe leggerlo. Non lo deve leggere chi è depresso in questo momento, sicuramente, perché potrebbe fare l'effetto contrario. Pensate che questo è l'ultimo romanzo di Guido Morselli, che non era conosciuto, non lo è ancora più di tanto, però grazie forse a questo lo è un po' di più. E è precedente di solo pochi mesi alla sua morte per suicidio, che costituisce appunto il tema del romanzo. Il libro è stato pubblicato da Adelphi nel 1977, 4 anni dopo la scomparsa dell'autore. Allora, parliamo del titolo. Già il titolo è abbastanza difficile di suo. È ispirato al filosofo neoplatonico Giamblico, Dissipatio HG. La sigla HG del titolo significa Humani Generis, quindi del genere umano. Il titolo è traducibile dal latino all'italiano come l'evaporazione del genere umano. Allora c'è un protagonista che è un uomo alla soglia dei 40, vi dicevo, è un monologo, quindi ci sarà quasi sempre lui con chi li viveva intorno, non chi li vive, li viveva. Allora quest'uomo decide di suicidarsi e di non lasciare tracce di questa sua azione. Aveva trovato un laghetto in una grotta in alta montagna. Il suo corpo a questo punto sarebbe stato introvabile, va là, però all'ultimo momento decide di desistere dal suo intento e di tornare a casa. Ritorna in paese e si rende conto che non c'è nessuno. Va alla stazione, generalmente la stazione è piena di gente, non c'è nessuno nemmeno lì e per tutta la mattina non passa nessun treno. Non riesce a vedere i suoi vicini, si vedono soltanto animali in giro, ma nessuna persona. Va all'aeroporto a questo punto di Crisopoli, che poi sarebbe un'altra città, comunque se lo leggete capirete. Nessuno in vista, nemmeno lì. Allora si dirige verso una base americana che si trova oltre il confine in territorio tedesco e anche lì alla base non c'è nessuno. Allora, lui è vivo, pensa. È stato un prescelto oppure un escluso? Allora, era forse morto anche lui? E i morti, secondo lui, continuavano a provare quello che lui viveva adesso? Incomincia ad avere allucinazioni. E non vi dico di più sullo scritto. Dico soltanto che è una letteratura da solista, ve l'ho detto, è un monologo. Praticamente, un solista coltissimo, difficile, è perfetto nella costruzione delle frasi e del vocabolo senza
trasformarsi mai in esercizio di stile. Infatti vi darò la definizione di alcune parole perché anch'io sono andata a cercarle, non è che ho la scienza infusa. Morselli, l'autore, è noto per essere stato rifiutato da tutti gli editori ed è stato pubblicato, ve lo ricordo, postumo. Era distante dalle mode e soffriva, lo dico io, fra virgolette, di solipsismo. Che cos'è lo solipsismo? Solipsismo, già difficile da dire, è solo se stesso, è un individualismo esasperato. Allora, è un individuo pensante che non può affermare che la propria individuale esistenza si risolve soltanto nel suo pensiero. È una dottrina filosofica, quindi non mi chiedete di più. Forse posso aggiungere che l'intero universo è la coscienza di questo signore che soffre di solipsismo. Allora, il protagonista, questa è una bella nota curiosa, costruisce un monumento ai simboli del mondo scomparso, perché non c'è più nessuno. È una scena che forse Antonioni avrebbe girato come nessun altro. Ha deciso di innalzare alla memoria di questo mondo scomparso in Piazza del Mercato un cenotafio. Che cos'è un cenotafio? È un monumento ai morti, ma senza le ossa del morto, un po' un monumento ai caduti. Allora, ci aveva lavorato per un paio di giorni. Vi dico in che cosa consiste questo monumento: un furgoncino commerciale e una Mercedes coupé che formano la base del monumento, una ventina di televisori tolti al Grande Emporio, sulle TV qualche apparecchio fotografico e di cinepresa, ceste di bottiglie di Coca-Cola, in cima, all'altezza di 3 metri circa da terra, un cartellone enorme che riempiva una vetrina all'agenzia di viaggi, un Kodachrome. E chi ha la mia veneranda età sa che cos'è un Kodachrome, i ragazzi di oggi forse un po' meno perché non esistono più. Un Kodachrome di metri 3x2, che rappresentava una spiaggia con la famosa arena bianca delle Bahamas, e l'invito: vogliamo laggiù dove la vita è migliore, un po' sull'aria della canzone tahitiana Native Gods are calling to them we belong, gli dei nativi ci stanno chiamando, a loro noi apparteniamo. Mi fa pensare un po' a Philip Dick. Adesso non vorrei esagerare, però vabbè. Lo stile di scrittura è veramente pungente, pungente e affilato. Io mi auguro che vi piaccia. Non è semplice, ve lo dico subito. Però, se ci mettete un po' di impegno, sono convinta che vi piacerà e vi ringrazierà Guido Morselli, che ormai non è più con noi perché è riuscito purtroppo a suicidarsi. Tratto da Dissipatio HG o Dissipatio HG di Guido Morselli. Robinson Crusoe, per aggiornarsi, incideva tacchi in un palo, il che non sarebbe passato per la testa a quell'altro famoso navigatore naufrago, Ulisse. Robinson, da uomo moderno, era sospeso fra due incredulità. Non si fidava più del senso organico, che registra senza errori l'accumularsi dei giorni e delle notti, e dava poco credito, non a torto, al Ich-Zeit, al tempo psichico. Per noi quelle incredulità si sono esasperate e complicate. Abbiamo lo spauracchio del realismo ingenuo. È da ingenui illudersi che il tempo e lo spazio siano oggettivi, come pensare che un bimbo voglia bene alla mamma invece di concupirla. Il tempo organico non lo sappiamo più ascoltare, mentre il tempo psichico ci si confonde con quella pappa di sensazioni e impressioni in cui abbiamo sfatto, ossia soggettivato, il mondo esterno, le sue qualità, le sue misure. Dopo il 2 giugno avrei dovuto segnare i giorni su un calendario, ma non avevo né calendari né orologi calendario. Prima, per datarmi, bastavano i giornali. Rifuggivo dagli scanditori artificiali che danno ancora un altro genere di tempo, quello che è senza spessore, che esclude le pause,
E appunto perciò ne moltiplichiamo all'infinito gli strumenti intorno a noi. La nostra fretta, si capisce, è patologia, scusate. Ansia di bruciare la vita. A me si è posto oggi il problema. Recuperare in tanta confusione di tempi una dimensione effettiva, credibile. Recuperarla o verificarla, perché in verità io non ne sono ignaro del tutto e un istinto mi avvertiva che dallo scoccare dell'evento erano 2 settimane intere e abbondanti. Bene, il problema mi si è risolto nel modo più semplice, col cronoformaggio, un certo tipo di formaggio di importazione, bianco, burroso, un po' simile al Neuchâtel, che quando è fresco io trovo molto buono, lo mangiavo volentieri. Ero al Maier a fare la spesa e ho l'incetta viveri. Passando vicino a un montapiatti in cucina, ho sentito una zaffata di odore aguzzo, non sgradevole. Apro lo sportello, c'è un grande vassoio carico di formaggi, fra cui quel tale formaggio estero. Lo rivestiva uno strato di muffa. A filamenti lunghi, densi, verdastri, una vegetazione. Ci immergo il dito. La muffa è alta un paio di centimetri. In quanto a formaggi ho una certa competenza, concludo che per formarsi quello strato ha impiegato almeno 15 giorni. Niente da ridere. Il cronoformaggio è un test non più empirico del carbonio radioattivo. Né più opinabile. Il conto del tempo fatto da me sembra dunque abbastanza esatto. E questo è importante perché le probabilità che l'evento sia reversibile calano col passare dei giorni. I cari scomparsi diventano, sempre più verosimilmente, i cari estinti. Il macchinone sociale era capace di macinare instancabilmente, indefinitamente, purché non si bloccasse un solo attimo. O la continuità ininterrotta o la decomposizione immediata. Secondo la sua stessa logica, non dovrebbe potersi riprendere. Ma ci si può fidare? Allora, cercate. Non so bene dove, forse su internet, perché forse in una grande libreria, chissà, di Guido Morselli, Gli Adelfi, il numero è 417 del 1977, Dissipatio HG. E con questo, Barbara Marchand vi augura una buona notte. Spero di essere stata brava.